Lino Cianciotto, 60 anni, è guida ambientale e fotografo in Sardegna, dove vive. Nel 2013, mentre accompagna un gruppo in escursione sulle montagne di Bugerru, nella parte sudoccidentale dell'isola, un blocco di roccia si stacca da una parete e precipita sulla sua gamba. Subito soccorso, Lino viene portato in ospedale, dove sarà operato. Dopo qualche giorno ho avuto la consapevolezza che l'amputazione sarebbe stata la scelta migliore e la protesi mi avrebbe permesso sicuramente di riprendere a camminare come ho sempre fatto. Come assistito INAIL, Lino ha potuto usufruire del supporto dell'istituto nel percorso di riabilitazione dopo l'infortunio. Ma lo sport, che ha sempre avuto un ruolo centrale nella sua vita, è stato determinante per ripartire. E proprio grazie alla preparazione atletica ottenuta con le diverse attività sportive praticate nel corso degli anni e dopo l'incidente, Lino è riuscito a recuperare in fretta e a riprendersi la vita. L'incontro con INAIL è stato importantissimo perché mi ha dato tutto il supporto tecnico e anche economico per poter riprendere in mano la mia vita. Ed è il messaggio che molto spesso mi sento di dare anche quando incontro persone che hanno avuto incidenti come il mio, è quello di cercare le soluzioni. E le soluzioni oggi esistono. Abbiamo un apparato sanitario e riabilitativo che in Italia mostra delle eccellenze. La protesi, come nel mio caso, ha fatto tantissimo, ma una parte importante la fa ciascuno di noi quando affronta problemi di questa natura. Ho iniziato a costruirmi un percorso fatto di traguardi, dedicando tutti i giorni un'ora, due ore per fare ginnastica, per riprendere in mano i miei hobby, le mie passioni. Ho cercato di curare l'alimentazione, ho cercato di fare in modo che il mio corpo rimanesse attivo. Durante la riabilitazione, Lino ha praticato trekking in montagna e seguito un corso di nuoto, uno di bicicletta e uno di corsa, organizzati in collaborazione dall'INAIL, dal CIP, Comitato Italiano Paralimpico, e da alcune società sportive locali. Ho realizzato qualche anno fa la 300 km in kayak nella costa occidentale. Ho vissuto un'esperienza che è tipica di un normo dotato. 300 km in 8 giorni, percorsi totalmente in kayak. 3 anni fa ho preso anche un brevetto di sub che desideravo anche quando avevo le due gambe e l'ho fatto perché mi piace costruirmi delle nuove sfide. Ho ripreso a fare le attività che facevo prima, in alcuni casi anche con maggiori energie. Attraverso la sede territoriale dell'INAIL in Sardegna e l'assistente sociale, Lino viene messo in contatto con il centro protesi di Vigorso di Budrio, che si occuperà di fornirgli sia protesi per camminare, sia protesi sportive per iniziare il percorso di riabilitazione. Come INAIL avevamo subito preparato l'accesso di Lino al centro di Vigorso di Budrio per poter allestire la protesi. Lino era contento, era sempre molto positivo, molto felice. Fin dalla giovane età Lino praticava l'escursionismo perché amava la sua terra, quindi voleva conoscerla sempre meglio. E pertanto mi disse che lui aveva desiderio di avere anche una protesi per fare l'attività sportiva. Con la protesi sportiva Lino ha completato il piano riabilitativo e ricominciato una nuova vita. Diciamo un proseguo forse della vita che aveva prima. Lino ha ricominciato a camminare, a correre e ora chi lo ferma più? Uno dei miei pensieri era come mi avrebbe visto il mercato lavorativo? Mi avrebbe accettato per quello che sono nella nuova situazione o mi avrebbe dopo un po' rifiutato? Già dopo 2 mesi di aver indossato la protesi ho ripreso ad accompagnare i miei gruppi in escursione e questo per me è stato un traguardo. Poniamoci dei traguardi raggiungibili, ed è quello che anch'io ho fatto, che siano raggiungibili concretamente. La vita la determiniamo molto noi stessi e dobbiamo farlo quotidianamente in un percorso che dura una vita.